Sono Giorgio Baraccani, sono apicoltore, faccio l'apicoltore in Emilia Romagna. Sono di Conapi, che è il Consorzio Nazionale Apicoltori. Io sostengo di non essere arrivato alle api, ma sono le api che sono arrivate a me. È stata una cosa casuale quanto mai inaspettata. I miei nonni coltivavano un vigneto dove è arrivato uno sciame. Ho aiutato, questo all'età di 19 anni, mio zio nel recupero. Mio padre si è trovato a un certo punto a dover demolire una parete di una casa, e questa parete c'era un intercapedine e c'era uno sciame insediato. Ho cominciato ad accudirlo, a nutrirlo, e sono riuscito a farlo sopravvivere fino alla primavera successiva. E lì è nato una passione. E adesso, dopo 30 anni, sono ancora lì. Ne ho fatto un mestiere ed è la mia vita. Il nostro fatturato, il fatturato delle nostre aziende deriva proprio dal prodotto, dalla produzione che le api ci portano a casa. Le api invece hanno una funzione molto più importante nell'ecosistema e nella nostra società. Le api sono l'elemento fecondante dei fiori, sono quegli esseri che portano il polline da un fiore all'altro e ci garantiscono la nutrizione attraverso l'impollinazione, la produzione agricola e quindi di conseguenza la nutrizione. Il 75% di quello che noi mangiamo è frutto dell'impollinazione, del grande lavoro di impollinazione delle api. Quindi una dieta senza le api vorrebbe dire una dieta poverissima. Poco fa abbiamo proiettato un documentario che è il frutto di un progetto che si chiama Hunger for Bees, cioè fame per le api, come l'agricoltura moderna, l'agricoltura di oggi possa, invece che nutrire, affamare i nostri insetti, le nostre api, che è un viaggio tra diverse realtà, realtà in Italia dove si evidenzia una difficoltà di convivenza e una necessità di convivenza tra mondo delle api e mondo agricolo, per passare poi in esperienze in paesi più lontani, l'India, dove le api portano un beneficio, un benessere agli agricoltori e in termini di maggior disponibilità di cibo, di maggior produzione dell'agricoltura locale, per passare a un esempio virtuoso che è quello del comune di Malles in Alto Adige, dove i cittadini hanno scelto attraverso un referendum di avere un comune libero da pesticidi. A seguito del documentario, quel progetto Hunger for Bees si è concluso con un libro che si chiama La rivoluzione delle api, dove riporta e le storie citate nel documentario per arrivare a delle storie più preoccupanti delle api, dei droni che si sta cercando di studiare come potrebbero sostituire le api. Da degli studi che partono a individuare comportamenti delle api, come individuano i fiori, come visitano i fiori, possa essere trasferito su una macchina elettronica che possa fare lo stesso lavoro. A nostro avviso, adesso io parlo da apicoltore, quindi da portatore di interessi, sarebbe un disastro, ma non solo per l'apicoltore. Il 75% di quello che mangiamo deriva da piante impollinate dalle api, ok, le possiamo impollinare tutte, e tutto quello che non è coltivato, si è visto che inserendo alveari in terreni dove sono passati incendi, dove le foreste, i boschi sono stati distrutti da incendi, con l'attività di impollinazione si ha una più veloce ripresa, rinaturalizzazione dei terreni. Questo ovviamente con le api drone, con i droni non sarebbe possibile. E quindi proprio è un tema di ecosistema, un tema di biodiversità dell'ambiente dove viviamo, oltre di quello di cui ci nutriamo. Noi anche a livello politico abbiamo formulato un po' di proposte. Potrebbero essere utilizzate le api, la presenza di alveari
nelle aziende agricole per monitorare l'efficacia dei finanziamenti destinati all'agricoltura, delle misure agroambientali destinate all'agricoltura. Noi tutti i giorni andiamo a votare, noi tutti i giorni andiamo al bar a prendere il caffè, a prendere la pasta, e in questi momenti, scegliendo dei prodotti che possano derivare da delle filiere virtuose, quella del biologico a nostro avviso è una filiera molto virtuosa, possiamo orientare le scelte degli agricoltori. Tanti di noi hanno un orticello, hanno un giardino, hanno un terrazzo con delle piante. Gestirli in maniera senza pesticidi, gestirli in maniera biologica, in maniera sostenibile, e scegliere quelle piante che possano dare delle fioriture utili agli insetti utili, tra cui le api, e quindi fonti di polline, fonti di nettare, che magari non sono la soluzione del problema, sono una goccia nell'oceano, ma l'oceano poi è fatto di tante gocce, e tante gocce possono fare un altro mare grande, se non addirittura proprio un oceano. Per me l'Italia che cambia è un aumento della sensibilità nei confronti dell'ambiente che non è moda, ma è la nostra casa, la casa dove tutti i giorni viviamo, dove noi apicoltori lavoriamo, ma dove tutti noi cittadini viviamo. E quindi un maggior rispetto per l'ambiente vuol dire maggior rispetto anche per il nostro prossimo, per noi persone stesse. E quindi mi auguro che l'Italia cambi in questo senso. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai, quest'Italia che cambia.